l'indipendentismo veneto ha sicuramente radici antiche. La Repubblica di Venezia vanta un primato di essere lo Stato più duraturo della storia e questo naturalmente non può non aver depositato elementi identitari nel corso di un millennio e più, tanta è la storia. E tuttavia la classe dirigente di questa Repubblica, quando avvenne il momento di fare i conti con la modernità e le sue manifestazioni anche più aggressive, Napoleone, eccetera, prese atto che il modello di Stato che avevano costruito era superato dai fatti. Conservarono tuttavia alcuni elementi identitari di tipo municipalistico, spesso fortissimamente reazionari. Il caso più tipico è quello dell'aristocrazia veneziana nell'Ottocento, che pretendeva in qualche modo di conservare un primato sociale che non aveva più nessun fondamento né economico, né politico, né amministrativo, di non di sé. Tant'è vero che quando per la prima volta questo equilibrio, mentre nei confronti degli austriaci esisteva, diciamo, questa diffidenza nei confronti di un governo lontano e tra l'altro molto sprezzante nei confronti di Venezia, basterebbe ricordare la conflittualità tra Trieste e Venezia sul piano della portualità per capire l'aristocrazia veneziana si resistette psicologicamente al dominio asburgico perché gli Asburgo, probabilmente per invidia tra sistema feudale asburgico e sistema feudale veneziano, c'era una competizione di potere, di eleganza, di cultura, e questo fece sì che a Venezia, dove la città era molto più bella di Vienna, era più ricca di Vienna, c'era molto più roba, portarono via un po' di roba anche loro e cercarono di fare più bella Vienna, questo è. E naturalmente pensarono che il metodo più semplice era di impoverire Venezia favorendo lo sviluppo di Trieste. Questa cosa creò un vivo malcontento. Tra l'altro la struttura feudale di Venezia, che è la sua struttura urbana prima di tutto, cioè Venezia è costruita come ogni isola di Venezia rappresenta una sorta di unità urbana, con il suo palazzo, le sue case popolari, la sua chiesa, cioè c'è è più una congerie di paesini che una metropoli, Venezia come fu pensata all'origine. Questo fenomeno fece sì che la solidarietà tra le classi, l'interclassismo feudale tipico, resistette a lungo perché era più difficile immaginare, ed è difficile ancora oggi immaginare come Venezia, come una città che incontra il moderno e in qualche modo si appropria dei suoi costumi, dei suoi progetti, delle sue idee. Gli austriaci vengono avversati e in un tentativo ai miei occhi molto demagogico pensano di poter fare la rivoluzione in un paese solo, direbbe un buon trotskista. Questo è uno degli effetti del federalismo e soprattutto la paura della modernità di nuovo. Cioè, se noi andiamo all'origine di quei fenomeni che sono la Liga, sono fenomeni che si scatenano nel momento in cui la dimensione della
della povertà, la dimensione dell'emarginazione sociale viene meno, finisce sostanzialmente il flusso migratorio verso le Americhe, l'Oceania e anche quelli più prossimi, la Svizzera. Quando il flusso migratorio si interrompe, la tutela dei deboli comporta una innovazione. Più di recente, quindi questo 20 anni fa, 25 anni fa, quando nasce la Lega, è nel momento in cui la DC perde il controllo delle cosiddette masse popolari. Le masse popolari sono tutte molto più ricche di prima, hanno da mangiare e da bere e quindi si rimettono in moto non tanto la frustrazione per aver disperso nel mondo larga parte della popolazione, ma addirittura diciamo qui non parliamo più dialetto, idea, non so, il dialetto, che poi naturalmente quello che è buffo è che questi movimenti che sono residuali e marginali rispetto alla cultura della modernità tirano fuori modelli culturali che non sono mai esistiti, cioè l'idea che il veneziano è una lingua, l'idea che se lei pensa, riprova, che ancora c'è, anche Manin faceva l'editore, il libro più importante che ha stappato è un dizionario italiano-veneziano. Questo, come vede, le idee si ripetono, l'indipendenza veneta si fonda sempre sul dialetto, sulla antica tradizione repubblicana. Questi venetisti di oggi sono convinti che la Repubblica fosse in qualche modo uno strumento democratico, cosa che è invece notoriamente aristocratica, e i francesi, soprattutto la storiografia francese, ne diede un'immagine fortemente violenta, repressiva. Quindi in realtà i sanfedisti nostrani fanno finta di non ricordarsi il Consiglio dei Dieci, i Piombi, i Pozzi e tutte le spie, eccetera, eccetera. Quindi il problema mi pare che in questa regione, più che in altre, ma non è l'unica regione d'Italia peraltro, noi abbiamo patito un grave ritardo nell'affermarsi della modernizzazione. Questo è in genere culturale, nello specifico anche economico, perché l'industrializzazione del Veneto è un'industrializzazione marginale e tardiva. Basta capirsi, questa nell'industria vera, non il tessile che è stato, che è l'industria dei poveri da sempre. L'industria vera si sviluppa nel Veneto a partire dall'inizio del secolo scorso e si sviluppa attorno al polo di Porto Marghera, ed è industria pesante che si basa sulla metallurgia e tendenzialmente con prevalenza sulla metallurgia non ferrosa. Qui fanno prodotti di base che devono servire allo sviluppo del manifatturiero altrove. Il manifatturiero nel Veneto fatica a svilupparsi, salvo sempre il tessile, che tuttavia ancora una volta crea un paradossale insediamento industriale di medio-grandi dimensioni, non in città, ma in mezzo ai monti, che è una stravaganza. Infatti nel Veneto nasce questa figura sociale che è il metalmezzadro, cioè l'operaio che ha il campo a casa o che coltiva un campo con cui arrotonda, facendosi aiutare dalla famiglia, arrotonda un salario vivendo in una dimensione di paese e non di metropoli, per capirsi. Venezia Capitale ormai se l'è levata dalla testa a tutti, ma noi abbiamo in sede veneziana abbiamo una ridicola cultura aristocratica che protesta ancora contro Napoleone, non avendo altro da fare continua a protestare contro Napoleone, cattivo, e c'ha questo che poi produce questa cultura conservativa, per non dire reazionaria letteralmente, che è il desiderio che tutto torni esattamente come il giorno prima
della rivoluzione. Quindi Palazzo Ducale deve diventare la sede del Consiglio, il palazzo, cioè tutta una serie di mitologie arcaiche retrive, per cui non, niente industria, niente commercio, possibilmente anche niente turisti, cioè siamo proprio pensando che Venezia ha ragioni etiche per pretendere di vivere tutti alle spalle di qualcun altro. Nel fuori del Veneto c'è sempre esistita una certa sentimento di alterità rispetto a Venezia, perché Venezia è la dominante rispetto a una condizione di dominati che, come dire, il territorio delle province circostanti subiva. Anche questo in parte mitologico, in parte non mitologico, comunque è una cosa che non ha, questa funzione della dominante non ha più ragion d'essere dal 1797 in poi, quindi ormai siamo due secoli e passa dopo, figuriamoci se può avere. Allora loro, però la difficoltà di accettare la modernizzazione resiste. C'è stato un piccolo momento alla fine dell'Ottocento che si è cercato di fare dell'industria manifatturiera nella città storica di Venezia, dopodiché tutto è avvenuto in terraferma. Storicamente è sempre stata la Lega, che è sempre stata inseguita da una parte di federalisti di sinistra che cercavano di essere più leghisti dei leghisti, nel senso che il federalismo è diventata una parola d'ordine che sembrava risolvere qualunque problema amministrativo. Ed è così? No, il federalismo è una, come ho cercato di spiegare già allora, il federalismo è una forza che unisce ciò che è diviso, non può essere uno strumento per dividere ciò che è unito. Si chiama separatismo, no? Mentre il federalismo cerca di presentare il separatismo veneto, cioè una posizione totalmente inattuale, la colora di una, di un sentimento riformista. Il separatismo è semplicemente un revanchismo feudale che si fonda solo su una cosa: è meglio, la comunità vive meglio, si autogoverna meglio quando, come dire, non esistono, le relazioni con l'esterno sono ridotte al minimo. Quindi cibo a chilometro zero, democrazia diretta, tutte utopie che non hanno nessuna pratica da parte di nessun gruppo politico mai avuto, e che alla fine si sono gonfiate come le rane e i ranocchi dinanzi all'idea del decentramento. Cioè il federalismo è diventato una sorta di decentramento amministrativo che è costato all'Italia una cifra inaudita e un'inefficienza incommensurabile, perché invece si doveva e si dovrebbe ancora oggi procedere nello smantellare questo sistema feudale, che è una palla al piombo al piede, una delle ragioni della arretratezza, e puntare all'organizzazione di una vita secondo modelli che non so come altrimenti definire che metropolitani. Cioè la competenza di cui la qualità della vita di una comunità moderna ha bisogno non possono essere diffuse in un territorio polverizzato di municipi. Me lo spiego meglio: un impianto moderno per la TAC non può esserci in ogni comune. E quindi, perché costa troppo, e quando costa troppo non si finisce per non avere gli esami di qualità. Se questo è vero nella medicina, è ancora più vero in tutti i servizi. Non è vero che basta un'impresa edile per tirare su una casa. Ormai se fai un restauro devi avere una specializzazione, se fai un grattacielo devi avere un'altra, se fai un ponte una terza. Cioè l'idea che fare i muratori è solo quella roba lì è un'idea sorpassata.
se poi andiamo con la pubblicità, il diritto, l'amministrazione, la fiscalità, le aziende per vivere hanno bisogno di consulenze e competenze che non si possono trovare dappertutto. L'identità veneta, io ho fatto molti anni fa, ho fatto un libro in cui cercavo di spiegare cos'era l'identità veneta. L'identità veneta è sicuramente una delle forme in cui noi riconosciamo valori, comportamenti, tradizioni comuni, ma è primo un'identità totalmente insufficiente, quindi non spendibile. E poi se uno accetta la logica che a questi processi identitari che sono di vario tipo, sono quelli legati alla tradizione del territorio, ma sono anche quelli legati alla tradizione della classe a cui si appartiene, sono quelli che si possono, oggi potremmo parlare di identità plurime sessuali, non è una buona ragione per ridare autonomia e indipendenza a tutte queste identità, perché se è vero che tutte le identità hanno due facce, una è quella che uno pensa di possedere dentro di sé e naturalmente ognuno la costruisce come meglio crede, e l'altra però, che non è meno significativa, è quella che gli altri gli riconoscono, per cui per esempio io potrei dire sono un professore e non sbaglierei più che tanto, potrei dire sono un editore e non sbaglierei più che tanto, potrei dire sono un marito, un padre, cioè le mie identità, in fondo che sia un editore rispetto al fatto che faccia bene o male il padre non ha nessuna relazione. Così l'identità veneta non è una cosa che va cancellata, ma non ha nessuna forza aggregativa, morale, politica per diventare un'identità di uno Stato. È un'identità che ormai, tra l'altro, per molti aspetti si è fortissimamente diluita, come è inevitabile, non esistono i quotidiani in veneziano, non esistono le televisioni in veneziano, no, noi siamo, quindi quando uno, se indipendentista o meno, va in Cina, fanno già fatica a capire che è italiano, figuriamoci se capiscono che è veneto dell'alta padovana, della bassa padovana, cioè sono tutte, non esistono queste identità, perché gli altri non le percepiscono, noi possiamo affermarle con tutte le nostre forze, ma è un'identità che non ha nessuna possibilità di trovare riconoscimento. E allora, per capirsi, non vale la pena investire quelle poche risorse che destiniamo alla cultura, all'educazione, alla formazione, nel cercare di preservare dei reperti archeologici di identità non spendibili. È come mettere in cassaforte le monete dell'imperial regio asburgico governo.